Commentiamo il Vangelo del martedì della terza settimana di Quaresima, è sempre Matteo 6, i versetti dal 16 al 18, dove Gesù parla del digiuno. Come ha fatto nelle altre occasioni, parlando della preghiera e dell'elemosina, Gesù chiede che il digiuno sia fatto, diciamo, in segreto. Abbiamo già capito che questo segreto non è una cosa che non significa che nessuno deve sapere niente. Ma significa che deve essere fatto con il cuore e deve essere fatto per Dio. Questa era una tradizione che gli ebrei seguivano, che la Chiesa per molto tempo, la Chiesa cattolica per molto tempo ha seguito. Oggi l'idea del digiuno è un pochino più debole, la maggior parte delle persone non pensa proprio che sia necessario digiunare e non pensa neppure che, diciamo, possa essere utile. Se non per dimagrire oppure per motivi di carattere estetico o di salute. In realtà il digiuno ha pure mantiene ancora oggi, e varrebbe la pena di seguirlo, un grande significato spirituale. Dico brevemente due cose. Innanzitutto ci ricordiamo che il peccato originario è stato quello di mangiare qualche cosa, di prendersi qualche cosa e di farlo proprio, quindi impossessarsi di qualcosa. Allora imparare a digiunare significa prendere le distanze, non essere prevaricatori, non impossessarsi delle cose di Dio e degli uomini, sapersi fermare e saper ricevere le cose come dono. Noi riceviamo le cose come dono, purtroppo abbiamo la tentazione di impossessarcene. Quindi il digiuno ci aiuta a scoprire questa dimensione del dono ricevuto. E la seconda cosa molto importante del digiuno è che se uno è capace di governare se stesso e i propri bisogni, diventa aperto ai bisogni degli altri e per esempio impara a condividere. Chi sa digiunare o chi sa limitarsi nei propri bisogni, non soltanto nel digiuno alimentare, ma chi sa alimentarsi, limitarsi nei propri bisogni diventa disponibile ad aiutare il prossimo. Se tutto quello che hai lo usi per te, non sarai mai disponibile ad aiutare il prossimo perché non c'è mai niente che ti basti. Quando invece tu ti fai bastare quello che serve per vivere, capisci che hai a disposizione tante cose che puoi condividere con chi è più bisognoso.